Buonasera a tutti, questo è un po' un aggiornamento su quello che è accaduto dopo che abbiamo e che ho finito di percorrere l'Emilia-Romagna, le Marche, gli Abruzzi, il Molise e la Puglia con il viaggio di solidarietà attiva in bicicletta. Questo tanto per ricordarvelo. Sono rientrato a Milano, il viaggio è andato molto bene, è stato molto faticoso ma anche estremamente arricchente sia per me che per l'accompagnatore, il mitico Antonino Impiombato. Sono stati 16 gli incontri, nel corso di questi incontri ho un po' davvero avuto la possibilità di conoscere una gran parte di quello che noi abbiamo in Italia come nuclei e gruppi resistenti, da compagni di rifondazione, di altre presenze politiche, associazioni culturali, gruppi di scrittori, come è successo a Imola con Luca Occhi e i suoi amici, librerie per bambini, comunità di recupero come a Termoli, gestite dal compagno Antonio De Lellis, il prete di frontiera di Larino, Don Antonio, e molti altri. Questa esperienza diventerà un libro corredato di fotografie che verrà donato gratuitamente a chi aderisce al crowdfunding e quindi alla raccolta fondi per i bambini terremotati di Visso e Amandola. Devo anche dirvi che straordinariamente oggi siamo a 42 giorni dalla fine del crowdfunding e dei 3.000 euro richiesti nel corso della campagna della durata di 90 giorni, oggi siamo a 8.700 con l'ultima adesione, quella dell'AMPI, sezione Gisella Florianini di San Giuliano Milanese, che ringrazio. Sicuramente da oggi in poi chiunque di voi abbia voglia di parlare con me, di conoscere il dettaglio di questo viaggio, dell'operazione che faremo per i bambini terremotati di Visso e Amandola, ma non solo, perché con i soldi raccolti si faranno sicuramente più di due laboratori didattici, forse quattro, forse cinque, se arriveremo a 10.000 euro anche sei. Avete ancora 40 giorni di tempo per aderire, partecipare e versare il vostro contributo e sostegno. E per quanto mi riguarda, sia come scrittore di noir, libri sulla resistenza, in questo caso il libro per bambini Ben Tondo e Gatto Peppone, corredato di canzoni, musica e tavole di illustrazione per i bambini, io sono disponibile e pronto per venirvi a trovare dovunque voi vogliate in Italia. Basterà mettersi d'accordo chiaramente per il recupero almeno delle spese vive. Quindi io ho compiuto questo viaggio di solidarietà attiva, c'è gente che fa molto 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 più di me e meglio, e che lavora dal punto di vista volontario come le brigate di solidarietà attiva tutti i giorni. Io ho fatto questo piccolo lavoro, questo intervento, questa goccia nel mare della solidarietà e del bisogno. Ad oggi 8.700 euro raccolti, vi aspetto e vi invito a contattarmi per realizzare insieme delle iniziative, delle presentazioni dei libri di cui ovviamente ho bisogno per far conoscere il mio lavoro. Ciao a tutti.